macro categoria imprese, categoria innovazione e leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione e leadership e-learning. Andiamo a leggere la motivazione che si riferisce proprio a questo premio. Per essere un'eccellenza in forte crescita e un punto di riferimento all'avanguardia nel settore dell'e-learning e della formazione. Per essere un leader in grado di puntare su innovazione, flessibilità e qualità dell'offerta. Per la soddisfazione di privati e aziende che rende Musa Formazione il partner perfetto per costruire il proprio futuro. The winner is Musa Formazione. Collegato con me Riccardo Campana, founder di Musa Formazione. Ben trovato, complimenti. Grazie, grazie. Complimenti, stava dicendo complimenti a noi, ma i complimenti sono tutti vostri, così li rimarchiamo. Sì, anche assolutamente. Complimenti anche a voi, perché comunque il premio è molto, voglio dire, è importantissimo per noi e per voi. Certo, ha ragione, assolutamente, perché insieme, come dire, celebriamo le eccellenze del nostro territorio. In questo momento è ancora più importante. Le posso chiedere appunto un commento, che cosa significa questo riconoscimento per voi? Guardi, questo riconoscimento per noi è importantissimo, tant'è vero che, dicevo, proprio ricevere premi e riconoscimenti fa sempre piacere, ma in questo caso devo dire che siamo particolarmente emozionati. La cosa che ci tocca più di tutte è la motivazione per cui ci è stato aggiudicato il premio che lei ha appena esposto. E sa perché? Perché quelli che lei ha elencato sono gli obiettivi che ci siamo prefissi quando fu costruita Musa Formazione. Le sfide imposte dalla digitalizzazione, dalla globalizzazione, dalla pandemia, cambiano le esigenze di chi si affaccia nel mondo del lavoro, ma sempre più di chi ha già un lavoro, e di conseguenza stanno cambiando anche i metodi e modalità di insegnamento, tipo la carenza di competenze digitali, il gap know-how delle materie scientifiche, la necessità di reinventarsi continuamente e ancora l'importanza dell'attenzione e dell'attrazione dei talenti. Se c'è un mondo che è stato radicalmente trasformato dalla digitalizzazione, dalla globalizzazione e da ultimo dalla pandemia, quello è senza dubbio il mondo della formazione. Le sfide imposte da questi altri fenomeni hanno infatti stravolto le logiche che fino a qualche anno fa e per molto tempo hanno governato la formazione professionale, inaugurando un'era di rottura tra priorità digitali, long life learning, formazione online e altre tendenze. Il mio motto è dalla tradizione alla digitalizzazione. In effetti, nei primi anni 90, fondai Musa Scuole, una società ad hoc per colmare il solco tra domanda e offerta. Ma il boom informatico, a cavallo tra i due millenni, innalza ulteriormente il livello di sfida, spingendomi a dedicarmi esclusivamente ai corsi di formazione professionale. Il tempo di godermi i primi risultati è però poco, perché il boom di internet fa esplodere la domanda di competenze digitali, imponendo una vera e propria maratona di trasformazione dei contenuti e dei metodi di aggiornamento di formazione professionale. Ed è proprio sulla base di questo input che Musa negli anni 90 inizia ad assumere le prime vesti di un vero e proprio polo formativo specializzato nelle learning e nei corsi di formazione online. Ecco che nasce Musa Formazione. Beh, allora, peraltro, così almeno si è proprio fermato nuovamente sul vostro nome, che però riporta questa parola chiave, formazione. Sa che, insomma, lo saprà meglio di me sicuramente, si dice che alla formazione si dedica sempre troppo poco tempo, cosa che chiaramente non avete fatto voi, ma ancor di più, no? Per il futuro adesso bisogna concentrarsi su questo. In effetti, posto il futuro... In effetti, non si tratta quindi solo di cambiare il modo di fare formazione,
ma anche e soprattutto di sposare un mindset diverso, mettendo sempre le persone al centro e partendo sempre dalle loro esigenze. C'è dunque quindi bisogno di una formazione più umana, che faccia leva proprio sul fattore umano, con la logica multidisciplinare, in linea con gli sviluppi recenti. Ad esempio, tra i professionisti di USA formazione figurano imprenditori, docenti universitari affermati nel mondo professionale, esperti di tecnologie e learning, formatori con esperienza pluriennale nella didattica digitale, non giovani, creativi e orientatori. Quindi una varietà di profili e di competenze che si traduce in un valore aggiunto per i corsisti. Certo. Perché proprio questi ultimi entrano a contatto con gli ambiti e know-how diversi che esprimono esattamente la stessa diversificazione di competenze imposte dal mercato del lavoro. Certo. Un mercato che poi è sempre più competitivo, in cui oggi, come 20 anni fa, e nonostante la crescente automazione delle attività, sono ancora le qualità umane, professionali, a fare la differenza. Quindi tutto questo per dire che cosa? Che ci attende una sfida importante, per questo dobbiamo essere pronti ad affrontarle, con ricerca e competenza. Assolutamente, ancora di più, appunto, l'abbiamo sottolineato più volte, può essere la conclusione del nostro dialogo, ancor più in questo momento, che spero poi arrivi presto a conclusione per poterci vedere di persona, perché poi di formazione sarà interessante parlare vis-à-vis, insomma, quindi io la ringrazio. Volevo solo aggiungere due paroline, giusto per chiudere, che noi a tal proposito, noi di USA Formazione, abbiamo già chiaro il percorso da seguire nel prossimo futuro. Capita quasi tutti i giorni di ricevere richieste da parte di aziende interessate a risorse umane con specifiche competenze. E a tal riguardo abbiamo cantierizzato un portale che si chiama USA Job, che coniuga domanda e offerta. Concludo dicendole che quest'ultimo concetto è la vera metrica dell'economia, in quanto sono richieste solo competenze specifiche e anche di alto profilo. Amate la formazione, amerete voi stessi, come accade tutti i giorni e tutti i giorni in USA Formazione, ringraziando di vero cuore a chi ha creduto in me e soprattutto al mio progetto, in maniera particolare al mio team di grande valore che ha reso possibile questo progetto. Bene, giustamente il team va sempre ricordato, quindi complimenti a tutti voi e grazie a Riccardo Campana, founder di Musa Formazione, per essere stato con noi, e al prossimo riconoscimento, insomma, buon lavoro. Grazie. Grazie.